chiamavano tutti Vincenzo, ha detto Cici. Cici presenta la ricetta del salamato. Era formaggio, pane, uova, limone e canella. Non c'è moscato. Non c'è moscato. Benissimo. Poi lo mettevano nel brodo, quando facevano in campagna la gallina così la domenica, poi dopo ce lo tagliamo e era buonissimo. Si fa la sfoglia, si taglia quando è asciutta, si taglia di mal tagliati, viene non uguale, sì, mal tagliati. E poi si fa il sugo con carote, sedano e cipolla fine fine con codoglio. Si rosa un po' la cipolla e così via. Poi si mette giù il cece. Già è stato bagno, tutto quanto, si mette giù il cece e poi con il brodo vegetale io faccio venire piano. Quando comincia a essere pronto il cece, mi metto gli odori, il marino, la sangue, tutto dentro il sacchettino, torno il sacchettino, metto giù la pasta, è una cosa di un'oretta. Veloce, sì. Però l'importante è che il cece sia bagno. Fulè, o che cos'era? E la foresta? Anche, ce lo racconta? C'è anche la femmina? C'è la femmina, sempre. Non lo sapevo. È uno che raccontava le storie sotto il cammino. Quella di Azzurrina è la storia di questa bambina che era andata giù in questo buco vuoto, non l'hanno più ritrovata e poi praticamente in un certo periodo si sentono i passi, le voci, le cose. La storia è la donna di casa che fa tiene tutto da mangiare quando sono 4-5 in una casa. La Tora è quello che prepara tutto. Tutte le altre così. E che cos'è tutto? Che cosa si cucina in Romagna? Soprattutto si cucina la piadina, la tagliatelle, il pollo, l'olio. Il porconiglio, buono il coniglio, un porchetto, sì. No, bello, no. Grazie. È una pietanza che si faceva quando si era povero. E come, qual è la ricetta? Avanzato, si fa bollire con olio, cipolla, così, semplicemente basta. Okay. E con l'acqua o col brodo? No, con l'acqua. Con l'acqua, erano poveri, quindi. Con l'olio, si fa bollire un po' con l'olio, poi alla fine. Cioè, è una leggenda. La leggenda, perché dicono... che la uccisione di Paolo e Francesca non sia venuta a Gradara, come dicono. Uh-huh. E allora non esisteva il castello di Gradara. Uh-huh. E dove è avvenuta? Qui da noi. Uh-huh. Ce la contendono la storia, arrivi di noi a Gradara. Yeah. Hanno bianco e dicono che è lei che di notte vaga tra Rimini. No, su qui nelle contrade, così. Ah. Perché è avvenuto qui, cioè Sant'Arcangelino dicono che è avvenuto qua. Ecco, va bene. Ma è preparatissima, signora, complimenti, grazie.